Dopo la sua eliminazione, la settimana prima della finale del Grande Fratello 2023, e la tradizionale visita a Silvia Toffanin nello studio di Verissimo, Anita Olivieri è finita pian piano nell'ombra come succede a tutti gli ex membri di un cast, edizione dopo edizione. Ma di hater ne ha ancora ed è il momento delle diffide. Chissà come starà procedendo la storia con Alessio Falsone, per il quale Anita Olivieri ha liquidato il suo storico ex fidanzato, Edoardo Sanson. Buona parte dei fan del Grande Fratello 2023, tempo pochi giorni, e sarà tutto quanto finito, sempre che sia mai iniziato. Ma lei ora pensa alla sua guerra su ondi diffide. Dopo il Grande Fratello Anita avvisa il pubblico, diffide. Un vero e proprio annuncio quello fatto dalla 26enne di Formello tramite il suo account di Instagram che in pochissimi giorni è passato da poche decine di migliaia di follower a quasi 130.000. Magari, è iniziata a piacere più dopo il Grande Fratello 2023 che durante, tutto è possibile, ma stando a dei video che girano su X, tanti di quei seguaci sembrerebbero fake. Che li abbia acquistati. Non sarebbe la prima né l'ultima, a ogni modo. Pensare che persino il conduttore quando era stata eliminata, l'aveva accolta apostrofandola, sarcastico, come la più amata dagli italiani. Eccola a pochi giorni da quella battuta a dover prendere seriamente un provvedimento nei confronti di chiunque abbia voglia di attaccarla ancora, online, e sono moltissimi. Lo dico così siete preparati. Questa settimana partono le diffide, ha scritto con tanto di cuore. Se pensate di essere protetti da uno schermo o qualche chilometro di distanza vi sbagliate ahimè. Notte, ha scritto inoltre Anita Olivieri. C'è, ahimè, da dire che potrà così zittire diversi hater, ma non il pensiero comune.